Come si desimbani che cianciosa farà tu palo con cielo a suspira. No niente io voleva desta rute io tengo un'erba che mi miracolo. Ma non venga lì, non venga a base. Io so figliola e non faccio sti cose. E ma se non so cose scandalose, mamma se va, se figlia, sposa, sposa. Come si desimbana di che cianciosa a d'amorio parapire. Buongiorno, Marie. Signori, buongiorno. Il latte è pronto. Lo volete con il zucchero o il dietor? Ha da fa dieta, signorina. No, no, lo prendo col dietor. Sto a dieta. Ma papà dorme o è già uscito? No, no, è già sveglio. Si sta preparando. E sai se mangia a casa o fuori? Non lo so ancora. Il bollettino gastroenterito non l'ho avuto ancora. Marie, ma come parli? Ma che è sta parola? E mi dovete scusare, io non ho fatto le classi superiori. Io penso nemmeno quelle inferiori. Comunque chiama papà che devo uscire. Subito, agli ordini. Don Vince! Don Vince! Don Vince! Ehi, Marie, Marie, buongiorno. Non strillare, porto un giornale, Marie. Don Vince, qua ci sta il vostro giornale e i vostri occhiali. Grazie, Marie. Buongiorno, papà. Ciao, Vale. Ma che c'è, papà? Qualcosa che non va? Niente. Leggevo una notizia. Non è niente. Stamattina cosa fai? Aspetto Anthony che viene a prendermi. Poi andiamo all'università. Torno per ora di pranzo. Tu ci sei? Penso proprio di no. Ho degli impegni da svolgere. Ah, dimenticavo. Ti ho lasciato l'assegno per tua madre sul comodino. Mi farai la cortesia di portarglielo, ok? Don Vince! Fuori ci sta un ragazzo che vi vuole. Dice che si chiama Antoine. Ma no, quello è Anthony, il mio amico di università. Fallo entrare. A me? Mi pare che non parlo qui. Siamo accomodate e il mio hermano lo ha 30 anni la vuole. Come vorrei vederti sorridere come una volta, quando insieme a mamma passavamo dei bei momenti. E invece adesso sei qui a roderti dentro per la separazione e i tuoi mille problemi di strada. Perché, papà? Perché? Non ti preoccupare, tutto passerà, te lo prometto. Te lo prometto che passerà. A proposito, quando è che mi presenti questo Anthony? Ma chi è? Il tuo ragazzo? Ma no, è solo un amico di università. Prego, prego, accomodatevi. Entrate. Ecco Anthony. Papà, questo è Anthony. Piacere. Onorato di entrare nella vostra casa. Accomodati. Gradisci un caffè? No, grazie. Bene, le cose come vanno? Gli studi? Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Vorrei laurearmi in medicina, ma... il mio sogno da piccolo è stato sempre quello di cantare. Vedi, il sogno è buono, è la realizzazione che è un po' complicata. Oggi tutti questi cantanti devono avere dei soldi per cantare, ma se non hai talento e non hai una buona voce, i soldi non servono a niente. Perciò ti do un consiglio come un padre. Continua a studiare, che oggi servono più dottori che cantanti. Grazie, farò tesoro di questo consiglio. Si vede che tuo padre è un uomo di mondo. Beh, papà, noi andiamo. Ci vediamo stasera. Va bene,
Andiamo, Anthony. Piacere di averla conosciuta. Piacere tutto mio. Fate attenzione, eh. Mari, com'è la giornata oggi? Don Vince, è una bella giornata. E come metto? La giacca bianca o la giacca blu? Don Vince, quello che vi mettete, mettete, state sempre belle. Mari, ma tu fossi innamorato. Don Vince, ma quando mai? O pataterna, ma nei biscotti a chi non te ne riempie. Ma bella, Maria, ma bella, ah, che giornata stamattina. Lo sai, mi è simpatico tuo padre. Si vede che è un uomo di mondo, ma che mestiere fa? Mio padre fa il geometra e vuole che diventi anch'io come lui. Invece tua madre? Sono separati da 2 anni e questa cosa ha fatto molto male mio padre. Noto che papà è un uomo molto all'antica, ma ha le idee moderne. Ma pare proprio un giovinotto. Hai ragione, qualche sera di questa ti invito a cena, così lo conoscerai meglio e ti piacerà ancora di più. Sei tu che mi piaci. Mi sei entrata nel cuore come nessuno mai. Vuoi sposare? Ma come vorrei, aspettiamo ancora un po' e poi decideremo. Ora dobbiamo far presto, altrimenti perdiamo la lezione. E un bacio, non me lo dai. Se arriviamo presto all'università te ne do 2. Vai, allora si vola, vai, vai, vai. Esce da te stolto, devi con un cazzo. Ma che passa? Mi cucina niente nuvola. È una nuvola, sei tu. Papà, io non lo capisco proprio stamattina. Ma che vuoi dire queste parole? Tutto è niente, figlio mio. Sta vita che tu stai conducendo a me non mi piace. E altrettanto gli amici che tu frequenti non mi piacciono. Stai guadagnando i soldi troppo facile. Stamattina coppo comodino. Sì, ma una mappa di soldi. Ma tu non dici che tu guadagnavi i soldi e ci faticavamo? Papà, non ti preoccupare. Io saccio quello che ha già fatto. Sono grosso e vaccinato. E se oggi decisi di fargli sta vita qua, nessuno mi può cagnare. Sì, figlio mio, pigliate un po' di caffè. Stamattina, padre, ti sei scendato storto. Perciò pigliate un caffè a mamma te. Alla ragione, no? Che ti metti che tu sia a rovini di stai. E metti che non mi scende. Quando ti vengono due a mangiare, no? Non stanno tutti i dubbi. Ma perché vado da due? Ha ragione. A me manca non mi piace che stai facendo a mamma. Non mi fai dormire più a notte. Mamma d'oggi, mi rete portare a buona, mi fai felice e forse cambi più assaggio. Mamma, e basta, mo. Stamattina mi staranno una lezione vita. Ah, poi sai che faccio, me ne vado, faccio più ambrezza. Non vengo a mangiare, non mi preparo niente. State fuori. Fuori c'è la signora Cetù, per il frutto della gola. La faccio entrare? Pazzi, pazzi, tu vieni sempre nei momenti meno opportuni. Ma con mio mi sto studiando in casa della fabbrica di la montana, quella delle pomodore. E tu mi vieni a dire che fuori c'è la Cetù, che faccio con Cetù, lì dalla salsa? Io non lo so. Commissario, ma resta mangiare io la Cetù? E beh, pazzi, tu quando parla così mi disculpa. Ma tu sei un poliziotto, no? Ma vuoi fare carriera? Ora già mettere una tavola di picchetto fuori la porta. Andiamo avanti, falla entrare. Signora Cetrullo, accomodatevi. Buongiorno,
commissario. Comodato. Sono venuto per la collana di pelle che mi ha regalato la buon'anima. Tengo pure la ricevuta. Gesù, la ricevuta? Ma avete visto con bancarella annanzi? Signore, questo non è un banco di pegne. Questo è un commissariato di polizia. Potete una volta guardare allo stomaco, ha ricevuto. Signore, pigliate qua. Che cazzata fa? Volevo tirare la denuncia. Aspita, sta incazzato il commissario. Signore, a parte il fatto che non sono arrabbiato, guardate come sto calmo. Vi ho ripetuto già l'altra volta, stiamo indagando. Non appena sappiamo qualcosa mi faccio avvertire. E fate presto, sino a buon'anima sbigli collo e mi vengo in zonno. È un tipo che si arrabbia facilmente. Signore, ma è morto o cammina per la casa un marito questo? Che va già dice, quello mi sta sempre dietro, sapete, è geloso. E buio. E allora chi? Commissario, ma mi avete guardato buono? Signore, io che ho visto, ma chi l'ha buon'anima che non l'ha visto? Pezzella! Pezzella! Andate, signore, andate, mi chiameremo noi. Commissario, dite. Accompagnateci tutta l'uscita, dopo torna qua. Prego. Commissario! Ci conto! Prego, prego. È venuto, commissario. Andiamo. E che giornata che ci ha dato stamattina? Stasera quando vengo a faticà, ti porto a pigliare un bello gelato. Che ne pensi? No, perché non lo so ancora che fatica fai. Tu mi fai paura. Tieni un sacco di soldi per mano. Io non lo voglio un'innamorata così. E come vuoi? Purillo è senza un soldo. Io sono nato per tenere i soldi. E capite i soldi? E sta domanda non mi fa più. Cioè se mi capite piccere. Non mi piace quando mi rispondi così. Io se io dico è perché ti voglio bene. Ma che la fabbrica ammalita là? Chi sta a ritirare? I soldi? E mo dice a me soprattutto non mi ha detto pure come mi avessi a procurare la fatica. Aiuto, facciamo un bicchiere. Un bicchiere, salute. Alla salute. Alla salute. Un bello bicchierillo di vino, vicino. È proprio bello questo vino. Sti guaglioni meritano questo e altro. Stirsato, soffavaz. Qualcosa bolle in pentola. Fammi capire. O sai che hai sono nuovo questo gruppo? E Tarandelli? Succedono in famiglia. Tra parenti, compar e comparire. E non sai mai chi ha torto e chi ha ragione. Io non ci capito niente, perché tu quando parlo con mano libera stracciata, ma fai capire quello che stai dicendo. Ah, ma lui si proprio scemo. Guagliù, oggi è un grande evento. Vincenzo Turese e Mimmo Napolitano assettati a tavola insieme. Oriaolo e l'acqua santa. Ma che è la cosa bella? Chi Oriaolo e chi l'acqua santa? Come stanno mo, mi parlano due angioletti. Sì, ma sotto sotto c'è sto fele. Guagliù, finché stanno insieme, sai sempre per quello che scoppia qua con quello. E chi ci va per sotto? Si manuscio. Il tempo aiuta a dimenticare. Non credo proprio. Anzi, più tempo passa e più ricorda a fiore. Ui ui, complimenti. Ma rotto le cattate, tu mai che buongiorno, compro una vocale. Ho posto i fuocomici, chiamo a tavola, sennò chi non ci rimane niente più. Va va. Hai ragione. A proposito, devi trovare Salvatore. Salvatore? Non so che volevo trovare, sapere che dobbiamo andare a ritirare qualche da parte. A ritirare per casa, rindacchi la lavanderia. Che è picciarella la lavanderia? Picciarella, ma fai morse rosse. Fai morse rosse?
guardata da me da tanti anni. Tu eri alla lavanderia. Io sto pensando a una cosa, vici. Che stai pensando? Ma perché non vai a ritirare in tacchi la lavanderia? Tu sai che c'è sta quella bella guaglioncella. Hai capito, no? Se è chi lo pensiero che stai facendo, Mimmo, leva di l'acqua. Gli amici si rispettano. Là dentro c'è sta una guaglioncella che fa amore con un cumbariello romio. E io l'amicizia, la saccia rispetto. E rispetta la pure tu. Cioè, se mi intesi. Comunque io mo ti saluto. Me ne vado. Ted, Tony, Patti, preparati in macchina. Mimo, ti raccomando. Rispettiamo l'amicizia. Andiamo? Andiamo in gym. Facciamo finta che tu sei incinta, sta con me te può funzionare. Inventammo una fuga finta, solo te io non ci amo mancare. Lo vai a dormire da notte. Signore, buonasera, compra fazzoletto per cadare. Compra, io povero albanese, io roba buona, buona. Buona signorina, ti prego signorina. E te ne vai, sì o no? Non vogliamo niente. Non vuoi fazzoletto? Compra sigarette, Marlboro. Diana, palla a mano accendino. Vuoi palla a mano a comprare? Ti prego signorina. Ti ho detto che non vogliamo niente. Noi non fumiamo. Madonna, quando esci sto verde? Ma dai, compra qualcosa, anche lui deve vivere. Come ti chiami? E io mi chiamo Carrut, ma non Carrut che tu dici uova Carrut a pigliare chilo. Io Carrut, nome di Albania. Io ho cresciuto in Sicilia, sposato con moglie canadese e moglie marocchina. Aiuto, ti prego. E quanti figli hai con tutte queste mogli? Io nessuno. Moglie calabrese c'hai 5 figli, moglie marocchina c'hai 7 figli. Ah, e ci pensano loro a dei fa? Sì, loro fa figli e io penso solo a lavorare. Ti prego, signore, aiutami. Tu, signore, aiutami. Il signore pensa ad aiutare te. Ti prego. Grazie signore, marrone ti dente, salama te. Io prendo il fazzoletto, tu non catato. Accendino per sigarette io porto, tu non fuma. Io ti vuoi bene, tu hai buona signorina, buona. Buonasera a tutti. Ciao, salama, salama. Rimane sera di amma papà. Tu ti immagina di sonorata, sotto sciocca papà. Disperato non più non rifiuta. Gigi, ma che lo stere che mi pigliela da sera? Indama che nero dottore. Stamattina l'ho vista in danata macchina. E questa è la seconda volta che mi piglia. Ma stavolta non più poco. O stereo è di seconda mano. Si una fornisce tronco un pacco di terza mano. Guarda un po' che sto stronzillo, vuoi morire così giovane? Vieni un po' camurrista, che in da zona già ce ne stanno pari. Voglio avuto fornito stamattina. Ca, in da sturione, c'è sta solo Ron Vicenza o Turresa. E tutti gli altri guappi sono tutti in seconda mano. Ci siamo spiegati? Fatti sentire a Mimmo Napolitano e poi vire. Ma fanno baffa. Io sono Scugnizza e Don Vicenza o Torresa. Anzi, stamattina bavatemi pure un caffè. Stanotte mi stai pigliando che la macchina, però non me l'ha già pigliata perché stai venendo a volare. Voglio, o commissario. Bello caffè, vedi? Caro, che tu guaglione che sta là fuori, il guaglione lo stereo era la macchina mia. Stamattina ce l'ho portato. Come sei? Come hai fatto lo riconosci? Io c'ho un naso. Sì, via, vediamoci. D'altro buono, vai di lui, ciao. Vedi, ciao, mi sa. E credi, non parla di più. Avete persa la lingua. E adesso parlo io. Voglio che da questo quartiere si stanno verificando furto a pesa presa. Come vedete, io faccio brava, non ho ancora arrestato nessuno. Ma quando si tocca la macchina mia, io divento una belta a tua roba. Come sta? Ma che vuoi da me? Io non ci rubo nessuno sede, fuggino quella mamma che sta malata. Guaglio, esci poi, tu non mi fai fessi più. Tua mamma è morta 2 anni fa, e poi lo stere. Io non lascio proprio a nomina, ma so spiegato. E se la... Caro, porto da qui, sto io. Commissario, la macchina è pronta. A piedi al commissariato, vengo io a piedi. Ma avanti, preoccupa.
Voglio allora mi raccomando. State tutti sotto controllo. Mi raccomando. Voglio, ho cominciato a stare voi stamattina. Oggi si fatica, me ne torno a casa. Pronto? Sto qua. Sto con Vicenzo Torrezzo. Ah, io mi ha passato un zialino perché sono due settimane che non lo ritirano. Come? Ah, io mi ritirano. E chi ci lo dice a Vicenzo? Ma poi fammi capire una cosa, ma dici al secco sto mi mandato alla zona nostra. Aspetta, ma ci dico a Vicenzo. Dice, stiamo facendo il primo napolitano, dice che non mi ha mai ritirato. Ma chi c'è c'è? Un giorno a me non ci scassa su pazzo. A Tony, guardi a me. Io quando te ne qualcosa a Maricia, stava a Roma può trovare. Mi capì? Vieni in moto e diamo un giro. Buonasera. Buonasera. Mi scusi. Mimmo? Quanto tempo? Sono passati 10 anni. Anna Maria, come stai? Ti buono, e tu? Come si cagnata? 10 anni sono lunghi, ma non si dimenticano. Eppure non ti hai scordato. Ma circostanze che adesso non sto qui a dirti mi hanno portato lontano da Napoli. Lo so di che cosa stai parlando. Ho ancora i giornali a casa conservati. In prima pagina, Mimmo Napolitana, arrestato e trasferito al carcere di Pordenone, al confine, con meno grande malvivente. E allora sì, sai, che mo domanda a fare? Tu sei stata sempre con me, mamma mia, assillante, premorosa, che la canon mi sa vince mai piaciuto. Non da via. Oggi a distanza di 10 anni ho capito che è il destino che decide per noi. Addì Mimmo, mi ha fatto tanto piacere, Tovrè. Avrei voluto una vita serena con te, perché ti ho sempre amato. Ma il destino non ha voluto. Buongiorno, Raffè. La signora Giussi non ci sta, ci vuole dire a voi questo pacco. Lasciate qui il pacco, mo che viene la signora Giussi, ci penso io. Grazie, Raffè, siete sempre molto gentile. Allora ci vediamo, salutate ma signora. Vi servirò, arrivederci. Vicenzo Torres sta rindo, a che porta sta? E chi è sto Vicenzo? Che non ci sta nessuno Torres. Non mi capite, eh? Forse che siete fa venire a memoria? Sì! Ma voi chi siete? Io faccio portiere, ma vi da consegnare qualche pacco? Tu faccia briglio pacco, con Barisi non mi dice a qua la porta sto Torrisi, hai capito o no? Parlo io, prima che ti accire! Non mi facete niente, mo vi dico, sta la terza porta andanza, ma non ci sta, è asciuta! O decidimmo noi se ci sta, andiamo un giro! Onvici, sono Raffaello portiere! Sono venuti due loro con un pezzo di pistolone, volevano sapere dove stivano. Ecco le ritte, Raffè. Ma sono cagato sotto. Ma si tornano, che l'accia ricere. No, no, non ti preoccupare. Non torneranno più. Non ne faccio tornare più. Ti raccomando, Raffè, acqua in bocca. Acqua in bocca. Hai capito, buh? Ehi, ma a fuoco con l'acqua in bocca. Stato buh. Ma chi se la fa? A chi poteva mandare, Mimmo? A
a Ciccino, pupilla sua. Qui siamo solo i guardaculo. Ci guardiamo pure quando va a fottere. Vai tu, non ti facciamo, perché ci vediamo a portare un caffè. Sono d'accordo, ma stavolta ho paura. Vai tu, con tutto, sta scena qui. Alla prima luce. Mi sei piaciuta dal primo momento che ti ho visto nel locale e non pensavo che mi innamorassi fino a questo punto. Sono orgogliosa, ma nello stesso momento anch'io ho un po' le idee confuse. Sono 2 settimane che ci frequentiamo, ma mi sembra una vita. Forse o perché abbiamo gli stessi gusti musicali o perché abbiamo la stessa età. E tutto questo è molto bello, anche se ci conosciamo da poco. Sarebbe un po' lungo da spiegarti. Io sono come un passero solitario. Sono solo e senza genitori. Non li ho mai conosciuti. Mia madre è morta quando ha partorito e mio padre non l'ho mai visto. Non l'hai mai cercato? Non hai mai avuto il dubbio di chi potesse essere tuo padre? E a cosa sarebbe servito? Ormai sono grande e so badare da solo alla mia vita. Una vita che non mi ha mai lasciato molto tempo a cosa pensare. Sono cresciuto con un padre adottivo che entrava e usciva dal carcere. E quello era il mio destino. Così ho iniziato a fare furti, rapine, scippi. Ora che sai tutto di me, puoi lasciarmi anche andare. Tanto al mio destino ci penso da solo. No. Tu mi hai fatto capire il valore della vita. Che cos'è la sofferenza? Come potrei mai lasciarti? Noi continueremo ad andare avanti con la nostra storia. E vedrai che tutto si aggiusterà. Grazie, Gianna. Mi hai dato di nuovo la forza per continuare a vivere. Io ti amo. Casa da prendere una decisione e cose qua non stanno bene. Parla chiaro, Mimmo. Che buonissero. Qua ognuno rispetta la zona sua e nessuno intraccia nato. Come vega, si poco informato. Sì, sì, sto parlando proprio di Vicenzo Turrese. Ma io voglio capire una cosa. Nella nostra organizzazione noi teniamo 4 zone a mano e ogni zona di questa noi teniamo un capo. Ma fino a qua ci siamo. Ma allora non hanno capito. Io mi sono trovato in una zona di quarto. Per chi ha ritirato, ha denunciato io. E lo sta che la guagnoncella che tu sai mi piace. Ma io non hanno capito. Mi sento dicere che non è zona mia. Allora qua veramente stiamo facendo. Ma poi scusami una cosa. Mi esordo, no? A roba non vanno in due stesse ceste tutte quanto. Ma allora qua veramente facciamo. Ma sto Turrese mi stesse rubando la minchia a me. Salvato, io ho promesso tu, lo faccio male veramente. Sta tranquillo, ci parli con Vincenzo Turrese. Non ne ho caso se fa rumore. O rumore, se fa solo si sa bisogno lo fa. Ci siamo spiegati? Non muoviamo la guerra armata senza ordine del presidente. Faccio come vuoi tu, Salvatore, state buono, aspetto ordine. State buono, Mimmo, ti darò soddisfazione se ho fatti così. Ora tu, cacizzo che non mi chiama più. Ormai io sono guaglione in mezzo a via. Come? Tu puoi pigliare un'altra. Ormai la vita mia è che sta qua. Io sono attaccato ai soldi. E sta vita con te non la voglio fare più. Ti dico per l'ultima volta, non mi chiama più.
Ma tu mi hai capito? Non mi chiama più. Ciao. Vincenzo Lava, che piacere di vedere. Sabato il piacere è tutto mio. Come vedi, ogni tanto gli amici si fanno vedere. Ah, dimenticavo, vici. Ti porto i saluti del presidente, il quale mi dice che appena tiene un po' di tempo ti vorrebbe vedere da vicino. Ne sono molto onorato, ma ogni volta che chiamo presidente vuol dire che qualcosa non quadra. E noi siamo qui per capire. Salvatore, di cosa tratta? Ti ho sempre ammirato per la tua intelligenza, vici. E se sono venuto fino a capre miglia, è perché voglio sapere. Salvatore, di cosa tratta? Casi qualcuno può cagliare i carti in tavola, non lo devi chiedere a me, ma lo devi chiedere a lui. Se Bubbo sapeva a me, allora sono qua per dirtelo. Salvatore, io e femminile te non l'ho mai guardato. Se poi c'è sta qualcuno che può fare, o alla coppa munizia. E allora Vincenzo Torrese è pronto a tutte cose. Vorrei essere spiegato meglio, vici. Non ho capito. E allora te lo spiego meglio io. Uno in da due piatti non può azzuppare. Mimmo Napolitano, come voi ben sapete, fa parte della nostra paranza. Vuole ritirare a quarto, zona ben protetta e difesa da me da oltre 8 anni. Ma non per soldo, perché c'è sta una certa assundina. Caissi esce pazza. Mentre lui qui a Napoli fa amore con una certa Maria Bruno, una commessa che sta a Marcellina in un negozio di fotografo. Assundina fa amore con un barriello di nostro. Salvatore poteva permettere questa. Questo Mimmo me l'ha da spiegare, perché io non ero al corrente. Mimmo ti doveva spiegare molte cose, e non solo a te. Voglio sapere chi erano quelli lui che mi ha mandato a casa mia. Salvatore, ma tu ne sapevi qualcosa? Ne sapevo quanto bastava, ma non per dare ordini da eseguire. Mimmo aveva aspettato a me, non aveva fai capo suo. Sabato chi se ne sgarra? Chi sgarra sabato? Saluto mio presidente, sabato. Saluto mio presidente. Invece hai campo libero, puoi procedere. Ne ero sicuro, Salvatore. Ceruzzi, io ti ho chiamato perché volevo renderti partecipe a questa cosa che voglio fare. Mimmo Napolitano mi ha mandato 2 uomini sotto la casa fuori rotta. Io ne cercavo, ma non mi hanno buono. Questo fatto mi fa paura. Qualcosa non quadra. E sai perché? Perché io gli ho mandato un rifiuto quando il sole ritirà in da zona 4, zona che ritiro io da 10 anni. Ma che ci ha guardato in spalla? Ci dobbiamo dare subito una risposta. Io sono pronto, ma da solo con manna. Io ho sapito quando ci tengo con voi, ma da ricevere solo quando e a dove. Ho fatto se potesse fare stasera. Certi amici mi hanno detto che te la macchina rotta e dovrebbe portarla a Don Giovanni in coppa gommara. Questo fatto potrebbe essere fatto positivamente. Vado solo, Tonino? No, solo non è un servizio per te. Tu devi andare insieme a Tonino. E chi su fatto sa da fa? Precisa. Gigi, ehi, ma sì, chiami i compagni. Mi hanno fatto una guai. Vincenzo Torrese.
presidente. Ah sì. Io voglio sapere che cazzo sta succedendo. Ma dove volemmo arrivare? Ma che c'è il mio fratello? Ma fosse masciuto sci. E tu, Salvatore, tu che stai facendo? Per mettere le cose chiare, presidente, qua c'è sta qualcuno che non rispetta i ruoli. E chi è questo stronzo? Portami le sombre qua, che ci parli. Ma chi sta non ha capito allora con chi va a fare? Luateci subito da zona. E mandato la fuoco in uccello nata. Sto stronzillo va a morire così a ambresso. E Mimmo Napolitano, o pupillo vostro, presidente, quello che ha detto frate per una cosa sbagliata. Mimmo, no, Mimmo non può fare questo, non può approfittare di me, ma fa questo mestiere ci vanno in palla a e se invece mette a favore in da casa mia. Ma poi non ci capito, ma che bato hanno la vicinza? È una vecchia storia tra di loro. E quando non stupra ancora un po', presidente. E a tanto anno a muovere, non è ancora sospeso. Mi dispiace per Vicenza, che ritengo un uomo intelligente. Non è da parte sua che è partita l'iniziativa, presidente. Anzi, mi è scarrato pure nei confronti di Vicenza. Tanto da venire da me a chiedere un permesso. E tu? Per chi sgarra non c'è permesso, presidente. Ma non mi chiama subito a me. E dice la così a Vicenza che stasera aspetto solo da posto. Te ne puoi andare. Pronto? Qui, come? E allora, com'è andato? Porto i saluti degli amici della Sicilia. Sono onorati di lavorare con il presidente. E sono convinti che Guaglione e Tuoia stanno all'altezza di portare a termine questa missione. Sono onorato che i siciliani abbiano scelto a nome del presidente proprio a noi. Ma non sono riuscito a capire di cosa si tratta. O Napupè, ma che bisogna fare? Mimmo, tramite Don Francos della Peña, capo internazionale di una grossa organizzazione della Spagna, arriverà a Napoli un grosso carico di droga e bisogna lavorarla subito e mandarla via. Questo compito toccherà a te.
In due giorni dovrai raccogliere tutto. E per due mesi te ne stare alle Maldive con la tua donna a goderti il tuo lavoro. Ne sono onorato, ma nello stesso momento addolorato di non poter accontentare la richiesta degli amici siciliani, per il quale ho dato 4 anni della mia vita, lavorando le sigarette con loro, un mestiere che dava pane a tutto quanto. E mo' mi volete far venire la troppa. No, no, è un mestiere che ci piace, distrugge l'umanità. No, questo mai, donna Popeye, decidi in cielo agli amici siciliani, cammino napolitano, sta roba non ho piazza. Per altre cose, donna Popeye, sto a disposizione. Mi dispiace, Mimmo, mi rassimbati. Se vuoi caffè, la sto bar, c'è pagato. State buono. Dici, sono Pupetto, ti ha già parlato, stai? Sì, sto a Napoli. Sì, ma quanto tempo sei arrivato? Ma perché stai così agitato? Che ti è successo? Avevamo regolato la situazione con tuo caro amico, che tu vuoi tanto bene. Mimmo Napolitano. Ho visto quei palurdi che facevano 5 a chilometro, ti ricorda, no? Ma chi non è Luigi? Bravo! Bravo! Io non so le trovate. Tanto si vuole tutte i cavalli. Stanno fermi a via Roma con un solito motorino. A me sta cosa... Ma mi sa, è vero se non fa la uscita. Ma stavolta no. Stavolta il becco dopo fatto. Ho tirato via a tutte le pattuglie. Mo' stanno sotto controllo. Non scampano. A proposito, mi sa? Io ho il foglio di perquisizione di Nando Ferrari. Nando Ferrari, Nando Ferrari. No, non me ne vuoi sì. Commissario, quella faccia lancia con la barba. Ti aiuto? Come mi ricordo? Ma ti ha dato qualche fotografia, qualcosa? Mi chiedevo questa è la sua foto segnale. Ah, e chi stiamo confidando con te? Sì. non ti preoccupare. Senti, fai una cosa. Vai dal procuratore e fatti lo filmare. A chi se non si è mai stata capace di pagare con il conto, capito no? Deve firmare, sennò no noi pazzini non facciamo niente, ce la fermiamo tutto quanto. Va bene, come sta? A proposito, pazzini, scusami, se lì te lo fumano, uscendo al bar, sì. Portami il solito cappuccino e il cornetto. Va bene. Mi raccomando, pazzini, un cornetto a crema. Caffè. A crema! Da crema, non mi preoccupo. Va, vado proprio a uno, va. Mimmo,
Sto 10 giorni che non te vedo, non te sento, non mi rispondo al telefono. Ma che fine hai fatto? Mimmo, ma che sta succedendo? Che cosa non stanno buone? E se pure te lo spiegassi, tu manca capissi. E sappi una cosa, che io ti voglio sempre bene. Dimmi la verità, c'è sta nata femmina. Non c'è sta nessuna fuori di te. E nessuna femmina si può innamorare di me. Perché sono un uomo in mezzo alla via. E non tengo diritto di m'innamorare. Te prego, non dici questo. Non deludermi nei sogni. È da piccola che sogno di farmi una famiglia. Avere dei figli. Vivere attimo dopo attimo con il mio uomo. Mimmo, te prego, non deludermi. Fa che sia tutta realtà. Tu sai un mestiere che faccio. È sbagliato. Ma che la faccio? E lieveta mezza. Di a che sta gente che non vuole fare più sta vita. Vuoi tornare normale. A respirare l'aria pulita. A avere cielo che stella. Insieme alla tua donna. A vivere una storia d'amore. Te prego, Mimmo. Falla per me. Io ti amo. Mimmo, chi era quello? Non lo saccia, non era nessuno. Comunque va rin, ti devo lasciare, ma faccia sentire. Vuoi spiegare per favore che significa questo menù del giorno? Gnocchi alla Nicolina. Ma che è uno chef del 700? Tu non capisci proprio niente. Scusate, signora contessa, e mo pur ti spiegavo che significa. Sapete che è? Che dopo tanti anni di ristorazione, mo non capisco più niente. Cretino, che gnocchi e Nicolina fai amore fino a mattina? Tu la passano e mo che la passano a. E mo facciamo una cosa, che dici? Va bene? Penne alla Teresa, facciamo amore tutto il mese. Va bene, va, mi pare che sta trasendo qualcuno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, che onore avervi qui nel mio ristorante. In che cosa posso servirvi? Tu non serva proprio, fammi parlare con l'uomo. Che uomo non ce ne stanno? Ma scusate, ma chi l'ha maladrete chi è? Non cuoca? Ah, Gil, è mio marito. Ma come se non ci fosse, è uomo. Ma come se non ci stesse, ci si mi spiegate. Tu parla con me, un libro stracciato. Comunque i soldi chi mi darò? E i soldi? Ma perché marito mi va a dare i soldi? Io mo non va a capo a chi lo me niente. Calma, signora, calma. Mo so bene tutto l'amico qua. Non vi preoccupate, so bene tutto così, sono preoccupato. E allora? Ci vuole tempo per avere questo primo piatto? No. Mi servo subito. Scusate. E chiama Felia. Piglia da Villa. E ti raccomando, un mese prossimo, un piatto, fammelo trovare più capo. Ci siamo spiegati. Giampi. Ci avremo un mese che atrasi. A ruo. E a cena, to. Ma che stai facendo? Mo chiama la polizia! Ferma, te lascia sta! Fa conto che stai arruinata e chiude a fare una caccavella e maccarone in terra. Va, torna a cucinare, che oggi viene a rì. E coi soldi? Ma è pure questo sgrassatore che a me mattina... Uè, giovino! Mettetevi in fila, non è ancora il vostro turno! Signor, io non aspetto a nessuno. Soldate che aspettano a me. E che sì? Ho figlio la gallina bianca, sì. Non c'è proprio educazione a Napoli per il gentil sesso. Avete ragione che è morto mio marito. A Sinovo faceva Breis. E allora sentite con degli anzi alluate ma non sei pieno. Mi date sti soldi, signora. Prego, Mimì. E siete state face, io non ce l'avessi rata. Avessi fatto aspettare il turno suo. Manco fosse un camorrista.
Io li odio i camorristi. E più bello principale mio, quello è un geometra. Buonasera. Buonasera. Guaiù, pochi minuti e ho Vicenza stacca. Nino, servi qualcosa agli amici. Ragazzi, salve. Sono onorato della vostra presenza in casa mia. E penso che con questa riunione la nostra alleanza si possa ancora di più rafforzare. Se stiamo qui in rappresentanza del nostro clan è perché portiamo troppo rispetto per voi, per tutto che è legato fatta per noi. Noi, Onvicie, non dimentichiamo, ma conserviamo. Abbiamo saputo di quello che sta succedendo tra voi e Mimmo Napolitano. E noi sinceramente vorremmo metterci a vostra completa disposizione, sia di uomini che di armi, per tutto quello che voi avete fatto per noi. Quello che ho fatto per voi non è niente, è solo acqua passata. Per quello che dovremmo fare adesso è quello che ci interessa. Intesi? Amici, i guaglioni nostri sono che i vostri, i problemi vostri sono che i nostri. Ammasolaggi. Vici, prima che ha cominciato a parlare, caffè per tutti. Sì, caffè per tutti. Nino, caffè per tutti. Ragazzi, vi avverto che è arrivata dalla Spagna un grosso quantitativo di polvere bianca. Naturalmente, tramite la nostra corriera internazionale, che voi conoscete, Pupetta, cercavo di farlo distribuire a Mimmo Napolitano. Nonché doveva distribuirla per la nostra zona. Le vostre zone, le tue zone. Mimmo sicuramente l'ha rifiutato. E se capisce, chi le muretto un frate per una cosa sbagliata. E che c'ha sì che ha morto un frate con lavoro? Vorrei che mo uno moro non si fa di che ciù. Che cazzo è ragionamento è questo? Ave ragione Franco Diel. Guaiù, non ci allargamo. Intanto fate finire un Vicenza. Pigliatevi un caffè o io. Comunque ave ragione Franco, sono cose della vita che possono succedere. Omici, ma vega bionda che sta sempre azzeccata a buio. Ma ci sta del tenero. Sicuro si fosse. Ted è una delle migliori donne. Ne sono fiero di tenerla nel mio gruppo. Grazie, Omici. Vi sarò riconoscente per la vita. Brava. Adesso torniamo a noi. Questo carico che è arrivato a me, che io dovrei distribuire per tutte le zone, sembra che io voglia conservarlo per noi, per farne un bel festino tra di noi. Voi mi capite quello che voglio dire? Naturalmente, se noi, insieme con la vostra alleanza, decidessimo di fare questo, dovremmo fare un altro tipo di operazione. Uccidere Don Salvatore, metterci contro il presidente e fare piazza pulita o vecchia. E naturalmente eliminare a Mimmo Napolitano. A questo punto diventa una guerra vera e propria, un vicino. Cioè ci metteremo contro Don Carlos e questo ci porterà a fare altri morti sulle strade. Ma fino a quando ci converrà? Se non lo facciamo noi, o fanno l'altro. Iamma fanno noi a che la dashbonda. Intesi? E allora? O invece siamo d'accordo con voi. Ma con Pupetta, con mamma Tim. Basterà solo ricompensarla bene, darle una buona piazza in mano e per il resto provvedo io. Attendiamo solo ordine, non vicino.
Ok, grazie Erci. Grazie di tutto. Comunque ragazzi, la seduta è sciolta. Potete liberarvi. Vi aggiornerò io per telefono di quello che dobbiamo fare. Vi raccomando, da oggi in poi schede nuove per tutti. Comunicherete numeri nuovi a Ted. Vi chiamo io. Massima allerta. Tutti quanti dobbiamo fare solo attenzione. Ok, Arci? Tieniti pronto. Tu e Ted. Ubrim e Don Salvatore. Guarda che c'è scampato, è un campanello d'allarme. Avimmo la pillucchia, loro sono venuti per m'accidere. Ma la cosa che mi dispiace assai è la morte di Giovanni, un meccanico. L'hanno acciso con un tranello, che l'uomo è niente. Mariti, ti raccomando a te, a vedo, provvedi tu. Mimù, stiamo facendo troppi morti. Ci stiamo accendendo fra di noi. E per lo più, il presidente doveva pure parlare. Mimmo, ma non stiamo facendo troppi fessari. E pratichiamo il presidente, qualcosa di importante da dicere. O saccio come vuoi dicere. E non avevo tutto torto, ma io sono fatta così. E su sbaglio Salvatore me l'ha da papà. E statista che mi ha fatto chiamare Roberto. Dopo mettere contro i siciliani, io so sapevo che gli rifiutavo. Io l'affronto. Non mi metto paura. Nico, riunisci a tutti i guagliuni. Si con la guerra, mi buona purità. Casta. E l'appuntamento con il presidente? Non ci vai. Appuntamento a tuo presidente io non ci vado. Perché da oggi in poi, io voglio essere comandato a nessuno. Perché io sono un Mimmo Napolitano. Mimmo, su Marocca, dove stai? Ci avremo solite semafori. T'ha già parlato, è urgente. Ragazze, alzate il bicchiere, brindiamo tutti quanti insieme. Alla salute. Alla salute. Ragazze, vi devo fare i complimenti per la riuscita dell'azione che avete fatto. E devo dirvi che siete state più brave dei maschietti. Sì, perché i maschietti non sono riusciti a togliere di mezzo il nostro caro amico Mirko. Brava te, bravo pure a te, padre. Dai vicino, non ci porti figata così. Alla fine è stato solo per colpa di lo stronzo meccanico. A proposito, deve essere servito pure lui. Già fatto. Ieri, io e Patti, con la scusa che eravamo rimasti a qui, ci siamo fatti venire a prendere sul posto. E sul posto l'abbiamo rimasto, è stato un giochetto. Vero, te? Un giochetto da ragazzi. Ho vicino. Ma non c'è quella da mani. Ma c'è una Mercedes nuova. Sta basciuga la cesa, so. E fangelo assegni 5.000 euro a tutti e due. Per l'ottimo lavoro che hanno svolto. Grazie, vicino. Ragazze, a questo punto io vorrei assegnarvi ancora un altro conto. Visto la vostra bravura e la vostra velocità che avete avuto nell'eseguire quell'azione. È un'azione un po' particolare, è un'azione che ci porterà a una piccola distruzione, ma non so ancora se voi siete all'altezza di farlo. Dici, tu umano e noi sortimmo. È vero, padre? Non dici, ma da solo con mano. Ragazzi, come voi ben sapete, la guerra dell'Aiklan è già iniziata e tutti quanti noi
un chioma alla scalata per arrivare su. E come tutti lo punto pure io. Ho bisogno di voi. Ho bisogno dei miei uomini. E sono sicuro che tra di noi, se siamo tutti uniti, potremo riuscire a questa scalata. C'è solo un problema. Bisogna eliminare... Don Salvatore, un braccio destro lo presidente. È vero, vicino? Giusto, Tony. Ma non sarà troppo pericoloso? Il pericolo è il nostro mestiere. L'importante è che siamo tutti quanti uniti. Ci siete? Dici, uno per due, tutti per uno. Ok, ragazzi, ok. Tony, bisognerà avvertire gli altri uomini. Questo te ne occuperai tu. A me? Te, batti, voi venite con me. La seduta è sciolta. Ci sentiremo per telefono. Andiamo, ragazzi. Accendino, che tu compraci da signore, fazzoletto, accendino. Amico, fazzoletto, ci dici, che scompra accendino, fazzoletto, dai, ti prego, aiutami, marrone, aiuto te. Mimmo, fa attenzione, a Bandolo Zigarilla e Bruno Balestra si sono alleati con Vincenzo Turris, è buono fa fuori a Don Salvatore. E buona cirra pure a te. E come hai saputo questa informazione? Tramite amici albanesi. Carcella ha chiesto aiuto per degli uomini. La ci visse proprio con lui e me. Stavano assettati fuori a un barragnano. Fammi capire come si muovono questi rumi. E poi decidiamo. Quasi tutte le sere, Carcella si fa andare in un locale a somma. Chi le doni una pippa? Bisogna solo aspettare e poi procedere, ok? Fazzoletto per cadere, amico, compra, aiutarmi. Aiutarti, signore, ti prego, signore, aiutami, dai. Aiuta, signore, aiuta, dai. Signore. Presidente e Don Salvatore ci vanno a cercare. Dici, che la decisione è stata inviata in balanza, dici di chiudere questo bottino. Voglio la responsabilità e in parte uomo. Ragazzi, nessuno discute le proprie responsabilità, ma adesso ci dobbiamo muovere, perché il tempo stringe e il tempo è denaro. Ottimo, Tom. Ma adesso dobbiamo solo decidere a chi affidare il compito di eliminare Don Salvatore e poi Mimmo Napolitano. Sono state prese le informazioni su tutti i movimenti di Don Salvatore. Tutto è seguito. Ogni mattina Don Salvatore scende alle 10. Una macchina lo viene a prelevare. Il caffè al solito bar sotto la mela. E poi si dirige in ufficio. Qui viene prelevato da una sua macchina. È portato dal presidente. Che ci rimane quasi per 4 ore. Per poi poter essere riportato al solito bar sotto la mela. Dove con la sua macchina fa ritorno a casa. Verso le 15. Per poi non uscirne più, salvo complicazioni. Da fonti sicure Mimmo vorrebbe uscire fuori dal giro.
Però l'introito è troppo goloso per farlo uscire. Anche se lui sa che con la sua uscita porterebbe a gravi conseguenze. Di questo ne parleremo dopo. Piuttosto, i piazzi di fuoco sono stati assegnati a Starquetto. Ma tu si c'ha l'uomo una volta e passare maranzi in palla. La gelati stessa è una bella quantità di povera puppetta. Ma così se ne stanno poco tranquilla. Soldi sono i rati. Sono gelati 300.000 euro a conto. Bene, e allora se è tutto pronto, bisogna solo decidere chi deve seguire questa operazione. Io dagli amici ho avuto ottime garanzie sul tetto. Ma tu che ne pensi? Ah, io ne ho già fatto parecchie servizie. E la ragazza è in gamba. Tu che dici? Sono d'accordo anch'io. E tu, Tony? E anche io. Bisogna solo provvedere per la moto. A quello ci penso io. Ragazzi, un amico che possiamo fare affidamento. Che ne pensi, te? Che la carice licenza per me è un ordine. Ma da ricevere solo l'ora e il giorno. Tony, tu controllerai tutti gli spostamenti dei familiari. Voglio che quel giorno non ci sia nessuno nei paraggi. Ted, tu sarai avvertito da Bruno con una telefonata e dopo scomparirai per un po' di giorni, così faremo calmare le acque. Colui che porterà la moto dovrà ritornare sul posto, che si accerti che sia andato tutto per il verso giusto. Siamo d'accordo, ragazzi? Ok. Ok? Okay. Ok. La seduta è sciolta. Sarete avvertiti telefonicamente. Potete andare, ragazzi. Ma io ci arrivo stasera, lo vale, sono in abito. Qua giù, io non posso venire, vengo in piedi. Faccio. Ci arrivo stasera, lo mi raccomando. Non ti preoccupare. Pronto? Mimì. Ah, poi che è venuta la messa. Sì, stavano tutti fedeli. Pure aveva fatto una bella prete. Stavano pure i zingari. Ehi, tutti i zingariello. I compari, tutti i compari. Sì, con i zingariello. Con Marocco Maritta che vanno tutti i sere l'indolo da là, tutto in api. Che faccio, agisco? No, aspetta. E voglio far una morta roccia roccia. Aspetta ordine. Nel frattempo, falle seguire. Poi decidiamo. Già sta Maurizio alle calcagne. Non ti preoccupare. Va bene, ci sentiamo, Mimmo. Ciao, state buoni. Vici, prima dacci, e poi me levanti. Pronto. Non vici, sto seguendo Marocco. Tengo una vaga impressione che sta aspettando a qualcuno. Va via Petra. E seguo un vicino.
sei sicura che sto niente? Non lo so. Ma che l'uomo non fa per te? Maria è una fatica tua. E che sono indecisa, sono insicura. Ma Mimmo voglio bene. Pensaci bene. Io voglio a Mimmo. Vado da Mimmo. Sei sicura? Sono sicura. Fai una cosa, Giovanni. Vai al negozio e di alla signora che oggi non vengo. Va bene, zia. Se è questo che tu vuoi, ti accontento. Grazie. Mimmo, evitiamo di vederci, ti prego. Non roviniamo la nostra amicizia per un tuo capriccio. Tu hai un'altra storia, un'altra donna che ti vuole bene. E poi lo sai benissimo che per Mario io sono indispensabile. Io ti ringrazio per le belle parole che tu mi dici, ma tu mi sei trasudito in cuore. E io senza te non potessi campare. No, non parlare così. Mi rendi le cose più difficili. Io non posso. Non mi fa sbagliare. Non puoi sbagliare, perché sei innamorato di un comparello di Vincenzo Torrezzo. Ma io per te mi facesse pure a giro. A me non mi riuscirei, no. Io ti stino che va così. Signori, non vi preoccupate, lasciate le chiavi a me. Dico il giocato, mamma. Enzo, 10 minuti e torno. Scemo, ma come tu mi dici? Sì, sopra. Lasciare, sì. Per coscia la signora, mica per voglio. E tu volevi con le cosce mie? E io volevo le cosce mie. Sai che schifezza. Sento, però figlio di poca comprensione. Ma quant'è la situazione? 5 euro. Comare, io sono in dama. E allora mi aiuta la lasciare? Perché faccio guardare pure a voi. Andiamo avanti. Accomodatevi, da Enzo. C'è parcheggio per tutti. Accomodatevi! Salvatore, porto un regalo di Vincenzo Torrezzo. C'è su Nantes. Tutto a posto, io vogliono aver fatto un buon servizio. Don Salvatore è stato servito. Aspetto solo l'ordine da qui, non vince. Statevi bene, arrivederci. Per cortesia, fate largo! Forza, allontanatevi! E sì, fai il gancino della zona subito. Forza, c'è niente da vedere. Ok,
Roma, per piacere, cerca di interrogare qualcuno. Anzi, vai sopra e vedi se c'è qualcuno di famiglia, la moglie, vai. Vabbè, comunque. Ma la buonanza è stata chiamata. È stata chiamata. E che la mamma fa? Ho messa questo c'è mo. Questa, questo è Salvatore Tramontano. Il braccio deve essere di Alfredo Casettano. Ah, per cortesia, ma allontanatevi, non c'è niente da vedere, forza! Ma che te li dà per? Ma allora, secondo te, tutti questi morti di questi giorni era un preavviso per questo omicidio? Commissario, e ci avrebbe avuto interesse di uccidere Salvatore Tramontano, il braccio destro presidente. Coloro che puntano alla scalata del potere, per sé, ovvero Vincenzo Turrese oppure Mimmo Napolitano. Commissario, voi che ho pensato? Per sé, io penso che questo omicidio porta ancora dei morti tra di loro e il presidente dovrà fare molta attenzione. Anzi, chiama la centrale, fa fare dei posti di blocco per tutta la città. Qui, ti raccomando, controlla a tappeto. Mi sono spiegato. Ah, manda pure una macchina ad una pulita. Vedi di sapere qualcosa dalla madre. Però vi raccomando, con molta discrezione. È una donna anziana e ne soffre molto. Commissario, chiama la scientifica e il giudice per la rimozione. Sì, beh sì, però vi raccomando, non fare trapelare notizie con i giornalisti. È chiaro? Dai, copriamo. Ragazzi, io alzo questo bicchiere per brindare con voi, con tutti quanti voi, ma particolarmente con Maria, perché Maria è l'amore mio. Anche se qualcuno voleva corrompere il nostro incantesimo d'amore, ma nessuno ci può fermare perché tu sei sulla vita mia. E voglio dirvi ancora, cin cin, e auguri a tutti quanti voi. Cin cin! Cin cin! Cin, cin. Auguri! Auguri! Mimmo, grazie per quello che stai facendo per me. Te ne sarò grata per tutta la vita. Perché io sapevo che tu m'amavi. Ma io volessi sapere chi ami se stai qua da mezzo, che io ero innamorata di una guaglione di quarta. Ti prego, non torniamo su questo discorso. Io ti ho creduto. E allora basta, finiamola qui. E poi stasera non voglio annoiarmi con questi discorsi. Mi fa felice, Mimmo. E allora cantami una bella canzone. Una canzone tua, quella che mi cantavi sempre in macchina. No, a me mi fa cantare. No, 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 non amore è per mio, me. Dai, fallo per me, amore mio. Faccio brutta figura di compagni mica. Ma dai, Mimmo, che lo sappiamo che sa cantare, davvero, ragazzi? Sì! Non so chi sia, rispondi. Pronto? Sì. Sì. Maria,
Io devo andare. Purtroppo il lavoro mi chiama. La telefonata è più importante di me. Mi devi scusare. Scusatemi tutti quanti. Lui, Nico, Mar, preparate in macchina. State accorto, Mimmo. Mi raccomando, state accorto. Pronto? Pronto, vicino? Sono Pupetto. A dove stai? Da già avrei subito. È successo qualcosa? No, no, non ti preoccupare, non è successo niente. E allora? È che tengo un cavallo vincente, ma non so c'ero la già portata. Ma come? Tieni un cavallo e non c'ero lì portato. Non ti preoccupare, vengo io da te. Non ti muoverà là. Va bene, per me va bene. Sto qui, cai, zemo cavallo, ti aspetto. State buoni vicino. Scena Tonini, sì. Vediamoci chi sta a giocare a Pupetto. Il gioco è semplice. Vicino. Ah, quanto tempo che non ci vorremmo. Tu sei fatto un poco vicchiarello e hai fatto pure un capello bianco. E tu invece hai fatto sempre più bello. Ma rimane una cosa, mi hanno detto che ti sei spartito con moglie, ti ho vero? Ehi. Vicino a te ci voleva una femmina con gli attributi e quello non è te negli attributi. Mi dispiace solo che l'hai fatta femmina e mamma. Ma che t'ha già riuscire? Chi lo va da tenere e viscotta a chi non si sa per su capo. E a te ti ha mannato l'intelligenza. E tu l'hai sempre dimostrato. E perciò mo stai qua. Vici, tu ti rendi conto di quello che stiamo facendo? E capite che la bottina è grossa assai? Insieme a te rischiassi pure la vita. Io sono capo mondo per te. Che pensate fa? Che sta roba io? Lo so. Ti ne ha patta presa a quando si scesa la coppa via Petrarca. Che figlia di zoccola. Lascia stare, povera mamma. Comunque la roba sarà distribuita per tutti i quartieri. Tu avrai due piazze a tua completa disposizione. E un po' di uomini intorno. Vici, chi sono gente fidata? Nessuno si permetterà di toccare Pupetta, perché Pupetta l'ha già tucca soltanto io. E dopo aver piazzato la roba, tu scomparirai per un paio di giorni. Con un po' di soldi e un po' di uomini intorno. Così non attireremo l'attenzione del presidente e degli uomini di Don Salvatore? E noi saremo qui per riceverli, perché io presidente sono un ghia. Vicie, comunque aspetto solo ordini. Vicie non mi tradì, perché se mi tradisce, mi dà cera. E chi ti tradisce? Tony, andiamoci noi. Mimmo. Mimmo. Marò, che gioia ti avrei. E sta Barb? Che resta Barb? Le cose non stanno buone, mia zia. Poi ti spiego. Vieni, assettati. A dove sta creatura? Maria. Maria, vieni, c'è zio Mimmo. Zio Mimmo, che cosa mi hai portato? Come sta, io zia? O zia ti ha portato sta Barb? O vi? La prossima volta che venga ti porto una bambola più grossa. Io ci conto. Non ti preoccupare. Maria, adesso vai in camera tua, che mamma deve parlare con zio Mimmo. Ciao zio Mimmo e torna presto. Robè,
Shinabash. 5 minuti e sto a tutti. Ok, vado giù. Signora, buonasera. Mimmo, vieni, assetati. Ti faccio un caffè. Non tengo tempo. Mimmo, ma quando fornisci, non ce la faccio più. A morte i frati ti m'ha acciso, non ci volevo proprio. E se non fosse che tenesse a Maria, ma avesse acciso pure io. Ma che stai dicendo? Tu sei ancora giù e puoi dire una vita innanzi a te. Ma ricordati una cosa, che tira una fine. E io ti prometto che ti sto sempre vicino. Pure mamma ti sta soffrendo. Perché non l'avevi trovata? A quanto tempo non l'avevi? Che è l'amore per te? Sono 3 mesi che non vedo mamma mia. A roba passa rindacchia io e la vado a salutare. Però mi ha da perdonare. Mi ha da perdonare tutto il male che ha già fatto. Tu giuro, io mi levo a mezzo. E tu fanno fa? Non è facile. Chi ha scegliuto questa vita, un gatanato si trova. Io saccio quello che faccio, non ti preoccupare. Vuoi già la sa, ci verremo. State accorto, Mimmo. State accorto. Non ti preoccupare. Ti raccomando la creatura. A bambola c'è la porta. Non ti Ma che stiamo aspettando? Sono 3 ore che stiamo fermati e sono stati guardando il palazzo. Io ho già cucinato ancora. Poi viene la signorina e so figlio con me. No, non ti preoccupare. Che Valentino oggi non mangia a casa. Tu devi soltanto sapere aspettare. Maria, se sai aspettare, con Vicenza non ti fa pigliare cosa. Con Vicenza, ma che volete fare? Sono 3 anni che è morto abbonando mio marito. Con Vicenza, voi mi state facendo sangare in te bene. Maria? Sì.
A calo ribaltato, sì, Maria. Sì, subito. Maria, a calo ribaltato, sì. Maria. Sì, sì. Ragalo, un bici. Ragalo, Maria. Ma che vado fatto? Una canna gigante. Vabbè, mamma mia, un bici. Pigliatevi tutte cose a me. E riuscite, ma... Ma già pigliavo io. Maria, pigliato pomane e fatti in una casa. Scevo in una casa, stata buona. Puzzati il tuo sangue e giamo di questo di te tuosta sullo gemendo sciù pa faccia tua. Sai, ieri sera ti ho visto in TV con un tuo amico cantante. Sei proprio bravo. Il mio sogno da piccolo è stato sempre quello di cantare. Cerimonie, feste, TV. E c'è un amico che quando organizza programmi in TV mi chiama sempre, sai? È una bellissima emozione. Ti capisco. Quando uno vuole arrivare al suo scopo? Il mio scopo è di laurearmi in medicina e di sposare Vale. Vale? Sì, Vale, la figlia di Don Vincenzo Torres. Ci conosciamo da poco, studiamo insieme all'università. Ma tu la conosci? E chi è che non li conosce? Te li raccomando a quelli. Ma perché? Sono brave persone. A Vale la conosco da poco, ma ti posso assicurare che è una bravissima ragazza. Sì, ma il padre no. Cosa vuoi dire? Spiegati meglio. Quell'uomo è un camorrista della zona e tutto quello che tiene è il sangue di tutta la povera gente. Mo capisci chi è Vincenzo Torrese? Ma Vale sa tutto questo? Possibile mai che la figlia non sa quello che fa il padre? Fa attenzione, perché non è gente per te. Ti ringrazio per il consiglio. Di niente. Quando vuoi chiamami. Usciamo insieme. Mio padre non è un camorrista. Ciao, a presto. Un camorrista? Non ci posso mai credere. Pronto? Vale. Sono Anthony. Vale, ho bisogno urgentemente di parlarti. Ma è successo qualcosa? Ti sento agitato. Ci vediamo al solito bar tra mezz'ora. Ti aspetto lì. Ok, ci vediamo lì tra mezz'ora. Ciao. Ciao. Dino, aspetta un attimo, torno subito. Complimenti e auguri. Hai fatto un'ottima scelta. Si vede che hai buon gusto con le donne. Mari. Scusa, Mimmo, ma la signorina la conosci? Chi è? Perché non me la presenti? La signorina è una mia vecchia conoscenza, che non vedevo da molto tempo. Vero, Mari? Da come ti ha salutato, non credo sia una tua amica. Sì, in effetti non lo sono. Ero la sua ragazza fino a poco tempo fa, quando maggiorava amore e fedeltà. E io come una sciocca, che ci credeva. Mari, non è posto e luogo adatto per parlare. O ti darò spiegazioni, la prossima volta. Ma non adesso. E perché non adesso, Mimmo? La signorina è così gentile che appena spiegato toglierà il disturbo. Ho detto non adesso, ci si mi spiegato. Non farlo arrabbiare, potrebbe prendersela con te dopo. Comunque io tolgo il disturbo, te lo lascio tutto per te, perché a me non mi è mai piaciuto l'uomo una buciarda e soprattutto gli uomini che fanno il doppio gioco. Che vuoi dire? Te lo spiegherà Mimmo dopo. Buona fortuna, signorina. I miei rispetti, Don Mimì. Dino, andiamo. Cosa ha voluto dire con questo? Niente, adesso andiamo. Poi ti spiegherò. Potrei sapere tutta questa fretta da cosa deriva? Senti che ti devo parlare.
mi devi credere. Io nella mia vita, quello che più odio, in un rapporto da due persone, sono le falsidelle e bugie. Ti chiederei di essere più chiaro. Non ti capisco. Allora, visto che non mi capisci, mo tu spieghi. Quando mi hai presentato tuo padre, mi hai detto che era un geometra. Ancora non riesco a capirti. Cosa c'entra mio padre con i nostri discorsi? E tu credi che il tuo caro paparino sia un grande geometra? Ed è solo un grande camorrista. Ma che stai dicendo? Mio padre è un camorrista. E come credi che ti abbia una grande villa? Casa fuori grotte, macchine, appartamento. Che ti credi che è tutto opera del cemento? Vattene, vattene. Sei un mostro, credevo che mi amassi, invece hai creduto a quello che hanno detto in giro. E allora, se mio padre è un camorrista, stai lontano da me, hai capito? Lontano. Il suo cuore purtroppo è molto malato. Mi raccomando, non può avere emozioni. Potrebbe morire da un momento all'altro. Ma allora come va lui e ci verso le tue speranze, dottore? Purtroppo la medicina ha fatto tutto. Dobbiamo pregare solo al Signore. Se ci sono novità, chiamatemi. No. Arrivederci. Arrivederci. Padre e figlio, ma ci pensi già tu figli da poco. Ma non ti tengo più la vita, ti schiavi di tutti i minuti. E mo ti pigli pure la moglie, ma padre e figlio. Raffè, Raffè. Beh, Nanni, io aspetto, sto per te. Beh, Nanni, che è? Che dai, tuo dottore? Niente, Nanni. Hai tenuto pochi riposi. Un po' che cambia sta qui e a sta calma. Non ti preoccupare, cosa passa di? Non ne ho vede. Non ne ho vede, se leggeri in dall'uoggi. A quant'anni ci conosci? Non ne sapute mai fingere, mai. No, vamo a pigliarmi in voce mia. Ringello. Ringello che voglio vedere per l'ultima volta. Così no, non mi trovi più. Non ti preoccupare, no. La ci chiamate sta coppa d'agenzia, al momento no. È nata vera. Lo voglio vedere. E non può così, Danni. Mamma. Sta vinta da poverino. È tutto male che ti hai fatto, perdono. E quale male mi hai fatto a mamma tua? Tu sei amica mia, tu sei cuore mio, cuore mamma sua. Ti voglio tanto bene, mio mamma. Fammi la promessa, ti amo a mia zia. Sì, mamma, ti amo a mia zia, perché è una vita non sfonda. Tu prometti, mamma. Sì. Tu prometti. Come quando la piccerilla, mamma. Dice di Vasco, faceva sempre figura, mamma. Ma così non prometto. Tu prometto come un giovinotto tu. Tu prometto, mamma. Un giovinotto mia, mamma. Ti voglio bene, figlio mio. Tanto bene. Mamma. Mamma. Papà,
Cosa fai qua? Sali, ti devo parlare. Non mi piacciono questi tuoi atteggiamenti nei miei confronti. Ho detto sali. E allora? Cosa ti è successo? Dimmi qual è il problema che ti affligge. Non c'è nessun problema, papà. Vorrei solo sapere da te una cosa. Io sono qua per dirtelo. Papà, ma tu chi sei? Perché mi fai questa domanda? È da tempo che cercavo di saperlo, ma voglio conferma da te. Era l'unico segreto. L'unico segreto che ero riuscito a mantenere a non fartelo sapere. Sì. Tuo padre è un camorrista. È un uomo che lotta contro la legge. È un uomo che lotta contro tutti. Questo è tuo padre. Capisci? Questo è tuo padre. Perché? Perché, papà? Non lo so. Non lo so. So soltanto che a volte ti trovi in un cerchio chiuso e non ne puoi venire fuori. Ma che ti mancava per arrivare a questo? E a te che ti è mancato? Ti ho dato tutto per non farti mancare niente. Sono diventato un uomo di strada, per vizio, per lusso, per poter dire un giorno io sono. Che cosa, papà? Che cosa? Niente. Papà, cambia vita. Non puoi fare sempre questo. Andiamocene via da Napoli. Non è più possibile. Davanti a me non c'è più nessuno. Capiscimi? Non c'è più nessuno. Sono arrivato in alto. E se puoi, perdonami, Valentì. Perdonami, Valentì. Cari amici, se ci troviamo seduti intorno a questo tavolo è solo per chiarire una questione di un comparello nostro, Mimmo Napolitano. La nostra organizzazione è basata sulla forza e l'intelligenza dei nostri uomini. Ma come vedo, pare che hanno perso da pochi il cervello. Le piazze che dovevano essere sempre piene di roba, non c'è sta niente. Mimmo, il problema è dove sta? Questo lo dovete chiedere a Vicenza e non a me, o Turrese, essa sa piglia da roba. E che se ne parla ma roba, Mimma? Gli spagnoli hanno mandato la roba a Bascia Sicilia. Gli siciliani ce l'hanno passata a noi. Noi tuo problema passa a te. Tu ci hai dato un rifiuto, ma il problema qual è? Don Salvatore lo sapevo che io la roba non ho piazzato. E poi mi è bastata la morte di frate. Frate è morto perché era stronzo. Era risorto Zingarillo. E non contento se aiuta a pigliare roba a due palestre. Senza sapere che una settimana fa hanno fatto l'alleanza. Frate, te è morto perché volevo fare furba e ti hai fatto resta. E tu l'hai fatta senza ordine nostro. Quello che è stato fatto, Don Salvatore lo sapeva. Se non lo facevi io, lo facevano loro a me, tramite Vicenzo Turris. E che si me strunzo. Don Salvatore manco ne sapeva niente. Di questa questione non vorrei parlare, anche perché è da poco che ho perso mia madre. La ferita è ancora fresca. Don Salvatore per me era un frate. Non ce l'avesse mai fatto un tradimento. Comunque, se sono qui, anche a malincuore, vi devo dire che io mi voglio lo amiezza. È strano che voi mi guardate, eh. Io sta vita a casa non la voglio fare più. E voi non dirite dritto, io mi fermavo. Perché a me solo Dio mi può giudicare. È solo che Dio possa fare questo. Si è deciso di mettere in mano a Dio. Cadicino di giudica. Pensalo come vuoi tu.
Allora vuoi dire che mi affida a Dio? Cristian, dammi un po' di dolore. Te li non salvato? Padre, passiamo a Robert. A posto. Ma già stavo? Sì. Mimmo, prepara la macchina. No, ma la vaga su. Sta attaccato. No, Mimmo, io vengo con te. Chiamoci. Quando ci eravamo di chiamati
fai perdonare. La femmina che aspetta sempre sola, il cuore sbatte non si ferma mai. La femmina che aspetta sempre sola, il cuore sbatte non si ferma mai. Mamma mia, stavi, aspetta molto per tornare a nascere, che a me compagno quando non può scendere e non si fa mai.